una cosa si realizzi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo Sognare. sognare. Sai chi sono? Allora, Sì. Tu sei? Alessandro. Alessandro. Conosciamoci un po' meglio. Tu ti chiami Alessandro e di cognome? Borla. Borla. Bolla? Borla. Cosa fai nella vita, Alessandro? Faccio delle avventure con la mamma e il papà, perché mi portano sempre in giro. Quindi tu comunque fai delle avventure con la mamma e il papà, eh? Ecco, l'avventura più straordinaria che hai fatto con la mamma e il papà qual è? Sono andato a un parco delle cornerle. Ecco, e che cos'è successo in questo parco? Che ho visto una tigre che era il mio animale preferito. Caspita, che emozione la tigre, bellissimo. Senti, Alessandra, ma tu lavori? No, vai a scuola. Ah, ma ti pagano per andare a scuola? Sì. Ah. Paghi le tasse? Quindi sei un evasore fiscale. Sei fidanzato? Con una bambina proprio di Milano. Ah, proprio una bambina di Milano, pensa. E si chiama? Aura, Aurora. lei lo sa? Sì. Cioè, giocate insieme, cioè, è Sì. una bella storia d'amore comunque. Ma sei innamorato te? Sì. Ecco, Alessandro, ce la fai a raccontarmi che cos'è l'amore? E quando uno si innamora di un altro. E cosa succede? E dopo quando si incontrano, succede che si vogliono sposare. Quindi tu ti vuoi sposare con Aurora? Ah, proprio è deciso. Ma ti vuoi sposare tra poco o vuoi far passare un po' di tempo? Sarmi tra poco. Ah, tra poco, quindi insomma, sono imminenti le nozze, vuoi mettere su famiglia, tanto giustamente lavori, non paghi le tasse, mi sembra che hai una situazione perfetta per poterti sposare. E gliel'hai chiesto di sposarti ad Aurora? E che cosa ha risposto lei? Va Va bene. bene, quindi è perfetta, è fatta. Ma volete avere anche dei bambini? Sì. Ah, quanti? Un Uno. bambino. Bene, mi sembra un progetto familiare perfetto, Alessandro. Sono molto felice. Senti, ma cosa succede quando tu vedi Aurora e quando sei innamorato di Aurora? Cioè, ti batte forte il cuore, ti emozioni. Mi emoziono. E se lei non mi vede, vado lì vicino e la chiamo. Ecco, e le prendi la mano, sei Sì. carino, le fai una carezza, le dai un bacino, queste cose qui. Sei gentile con lei. E lei con te? Sì. Nettile. È gentile. Tu sogni? Sì. Qual è il tuo sogno preferito? Che cosa sogni te? Che quando sarò grande io vorrei fare il cuoco. Ecco. Io quando sono grande ho sognato che farò, perché sono nelle navi da crociera e farò il sushi. E sognerò che farò il sushi più gustoso del mondo. Quindi tu quando io ti ho detto qual è il tuo sogno, hai proprio capito il tuo sogno nel cassetto, giustamente. Cioè, il tuo sogno è fare il cuoco nelle navi da crociera e diventare molto ricco, insomma, fare il sushi più costoso del mondo. Ma invece, quando la notte ti addormenti e sogni, ti capita? Che Sì. cosa sogni? Praticamente sogno tutti i giorni la stessa cosa. E cosa sogni tutti i giorni?
Ho sognato tanti sogni diversi, ma non me li ricordo più. Tu sei una persona che ha tanta memoria o poca memoria? Poca Poca memoria. memoria. E qual è il ricordo più lontano che hai? Quando da piccolo ero andato alle Olandia. Ecco, bel ricordo. Quando eri alle Olandia da piccolo, quanti anni avevi? Uno. Uno. E te lo ricordi, eh? È stata un'emozione bella. Un anno prima di conoscere Aurora, tra l'altro. Un anno prima di fidanzarti. La tua materia preferita, secondo me, è la matematica. È vero? Sì. Perché si vede dagli occhiali che sei un intellettuale. Qual è la tua operazione preferita, il tuo conto preferito? 1.000 per 1.000. E quanto fa? 1.000.000. E perché ti piace questa cosa? Perché pensi agli euro? Sì. Quindi tu fondamentalmente, cioè, tutto il tuo interesse è meramente economico. Ecco, tu pensi solo al denaro fondamentalmente. Sì. Sì. Molto bene. E questo tuo interesse spasmodico per il denaro è determinato solo dal fatto che vuoi mettere su famiglia con Aurora. Perfetto, quindi diciamo che tu fondamentalmente raccogli dei soldi, possibilmente vuoi diventare miliardario, per consentire ad Aurora di avere un bel futuro con te. Sì. Benissimo. Allora, una volta appurato questo, raccontami che cos'è per te la felicità. La felicità sono le emozioni che esprimo, belle, belle emozioni. Racconta. Tipo, la felicità è la mia emozione preferita perché mi fa rendere felice per tutto. E per cosa sei felice te? Ci sono un sacco di cose preferite, non riesco a scegliere. Allora, diciamo così, qual è secondo te la cosa più importante della vita? Non la più bella, poi mi dici la più bella della vita, ma intanto la cosa più importante della vita. Sognano un sacco perché almeno ti vengono in mente un sacco di sogni che forse si realizzano. Bellissimo. E invece la cosa più bella della vita? E quando, tipo, se io vado a una cosa che non ho mai visto e mi piace un sacco, poi mi amoro, quindi ci vado sempre. Bello. E poi mi diverto. Certo, quindi diciamo, tu sei convinto di questa cosa, correggimi se sbaglio, eh. Tu sei convinto che se tu sogni una cosa e la vuoi tanto, quella cosa poi si realizza. Quindi Sì. tu credi fermamente nella legge dell'attrazione. Sì. Tu sei un fautore di quella legge della fisica quantistica che dice che nel momento in cui pensi una cosa, questa cosa si materializza. Molto bene. Complimenti, bravissimo. Questa è una grande filosofia di vita. Cioè, se sogni una cosa, vuol dire che inizia ad accadere, no? Sì. E ti è successo nella tua vita, Alessandro, di sognare di volere tantissimo una cosa e poi questa cosa ti è arrivata? Quando? Sì. Perché io quando non avevo neanche un anno sognavo di andare alle Olandia perché avevo già sentito una storia di quel parco. E quindi dopo un po' la mamma e il papà mi hanno portato. Quindi è successa una cosa incredibile. Tu hai voluto forte andare alle Olandia, hai desiderato tantissimo di andare alle Olandia, hai sognato di andare alle Olandia e poi è successa. E Sì. questa cosa tu la puoi anche rifare in altre cose della tua vita. Sì. Mi spieghi come si fa? Come si fa a desiderare tanto una cosa? Insegnami. Cioè, se io desidero tanto una cosa e la sogno sempre di notte, forse qualche giorno può accadere. Forse o è proprio sicuro? Forse perché io ho sognato tante cose forti.
Non è successo soltanto la cosa dell'Olandia. Ma ti domando una cosa, se una cosa non succede, dipende da te o dipende dal resto? Dipende da me, perché se non sono proprio scurissimo non accade. Quindi sei tu che decidi quello che accade. Sì. Cioè tu sei il creatore del tuo destino, Alessandro. Sì. Tu sei un guru. Cioè tu sei straordinario. Hai appena espresso un concetto che potrebbe rivoluzionare il mindset italiano. Ne sei consapevole? Sì. Molto bene. La gente non smette di giocare perché diventa vecchia, ma diventa vecchia proprio perché smette di giocare. Io sto imparando tantissimo dai bambini e tantissimo dal gioco. In tanti si domanderanno: ma perché hai fatto questa cosa? Perché hai fatto babysitter? Perché io sono convinto che davvero giocando si impara chi siamo. Io faccio anche l'attore di lavoro e fare l'attore si dice in realtà recitare in italiano, ma recitare vuol dire recitare qualcuno, ha qualcosa che ha a che fare col giudizio, col tribunale, ti citano. Invece in altre lingue è molto più interessante. In inglese si dice to play, to jouer in francese, ma anche in tedesco. Che è giocare. Io mi ricordo che quando ero piccolo giocavo a guardie e ladri e lo stop lo dava la mia mamma e oggi lo stop per smettere di essere qualcun altro lo dà un regista, però più o meno siamo là. E allora dal gioco arrivano tante cose belle e importanti ed è per questo che volevo ringraziare Androni Giocattoli che mi ha aiutato tantissimo a realizzare Babysitter. Il signor Androni con una passione e un amore incredibile ha sempre messo al centro la sicurezza e la crescita dei bambini. Ogni giocattolo è un pezzo unico. Ed io lo devo ringraziare perché mi ha dato questa grande occasione, questa grande opportunità di creatività, di gioco e di bellezza. Perché la vita è un gioco, la cui prima regola è far finta che non lo sia. Allora, ora che abbiamo approfondito questo aspetto, ti volevo chiedere una cosa importante. Quando si diventa grandi? Non ho capito in che senso. La domanda che ti faccio, che ti prego di insegnarmi. Quando si diventa grandi, si perde qualcosa dell'essere bambini. Sì. Cosa? Che non puoi più fare dei giochi che sono da bambini che ti piacevano un sacco da piccolo. Io questa cosa lo sai che mi fa soffrire tanto? Come faccio io a fare i giochi che mi piaceva fare da piccolo? Cioè, secondo te, cos'è che i bambini hanno più degli adulti? Che loro sono un po' di più avvantaggiati perché alcuni, per esempio io sono viziato dalla mamma. In che senso racconta? Perché dice sempre: scegli te se prendere quello o l'altro. Scelgo la mia cosa preferita. Questo è un grande vantaggio. Sì. E invece i bambini da dove vengono? Cioè come nascono? Dalla pancia della mamma. Ok, quindi la mamma decide a un certo punto di avere un bambino Sì. col papà. Sì. Si vogliono molto bene. Sì. E poi? Cioè, quando ti sei uscito dalla pancia della mamma, avevi freddo, immagino. Sì. E ti hanno dato, poi ti hanno coperto e ti hanno messo dalla mamma. Ma Sì. te lo ricordi quel momento lì? E Sì. com'era? Che emozione hai provato? Ho trovato un'emozione di felicità. Come ci sei finito nella pancia della mamma? Aveva sognato da 2 anni che voleva avere un figlio. Poi, dopo un po', se lo sentiva nella pancia, sono andati dal dottore ed era proprio un bambino. Eri te. Ecco, quanto ci sei stato nella pancia della mamma? Cioè, Tipo 6 mesi. anche la mamma, voglio dire, vedi che ha sognato di avere te e quindi come quando poi i sogni sono potenti, si realizzano e infatti ci sei te che sei un sogno bello della mamma. Giusto? Sì. Cos'è la libertà per te? La libertà è quando che mi libero di una cosa che mi dà fastidio. Tipo, cosa ti dà fastidio?
mi dà fastidio quando lì mi arriva una zanzara che mi fa grattare. Questo è uno dei più grossi problemi della tua vita. Tu piangi? No, No, ma mi dà fastidio. no, no, non per la zanzara, dico nella vita, ti capita di piangere? Sì. Perché Piangi perché ti fai male o perché soffri? Ok, mi faccio male. ti faccio vedere adesso delle persone, mi dici se le conosci, va bene? O che se non le conosci, che lavoro fanno secondo te? Non la conosco. Non lo conosci questo signore? No. Che lavoro fa secondo te? L'avevo sentito parlare come uno chef. Uno chef. Vedi? Ah sì, potrebbe essere. Questo signore. Questo mi sembra quello che cura le api. Ah, ho capito, sì, quello che cura le api. L'apicoltore. Sì. Ok. Questa signora, che lavoro fa? Secondo te lei? La parrucchiera. Tu vorresti essere una tigre? Sì, perché Ok, perché vorresti essere una tigre? almeno la tigre corre veloce e posso combattere. Quanto fa 1.000 per 1.000? 1 milione di euro. Pulite. Non lorde, nette, senza IVA, proprio che non si paga le tasse. Cosa pensi di sapere te che io non so? Come si dice foglia in inglese? Sì, in effetti, come si dice? Leaf. Grazie. E ultima cosa, sai disegnare? Sì. Preferisci fare un ritratto a me? Adesso che ci sono i fogli e le matite lì? Oppure disegnarmi proprio l'amore. Disegnare proprio l'amore. Allora disegnami l'amore. C'hai fratelli o sorelle, Alessandro? No. Ok. Li vorresti? No. Costano, giustamente, poi nella vita quotidiana. Senti, parlando un po' di dinosauri, no? Esistono i dinosauri? No. No? Non esistono? Non esiste. I draghi? Le No. aquile? Sì. Le volpi? Le Sì. balene? Sì. Magalli? Non so cosa sono. I magalli sono dei conduttori bassi che lavorano su Rai 2. Sì. Ah, finisci, scusami, non ti volevo interrompere. Ma i dinosauri non sono mai esistiti o non ci sono più? Non ci sono più. Ah, quindi ci sono stati. E Sì. quando si sono, quando se ne sono andati? Non so proprio l'anno. E com'è successo che se ne sono andati? Perché è cominciata una tempesta di meteoriti. Quando è finita la tempesta, tutti i dinosauri erano morti. La cosa, come dire, la vita di un bambino di 6 anni, no? Brevemente, com'è? È bella, perché gioco sempre con i miei amici. Sono andato in ferie quest'anno? Sì. Dove? Sono andato a Marina di Massa, che è a Toscana. Certo. Il tuo film preferito? Quindi Super Mario. Il film di Superman. E la tua canzone preferita? Il tuo cantante preferito? Sì. Sia? Sì, io. Sia? Che canzone ha fatto Sia? Un sacco di canti. Scusa. Ha finito. Allora, mostracelo pure e raccontacelo. Questo è l'amore per Sì. te. Fa vedere. E che cos'è? Quando vedo la fidanzata, ti diamo sempre i bacini. Baci. Quindi sei tu e Aurora. Sì, per me è la cosa più bella.
perché una cosa si realizzi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sognare. Sognare. Grazie Alessandro. Grazie. Sono stato un bravo babysitter? Sì.